Dottor Parruti, tornata un po' l'emergenza per quanto riguarda il Covid-19, sono triplicati in 2 settimane i ricoveri, stanno crescendo i positivi e stanno aumentando anche i ricoverati, nelle rianimazioni e nelle terapie intensive, un quadro non proprio, positivo. Purtroppo la situazione sta evolvendo in questo senso. Abbiamo sempre più frequentemente pazienti che cominciano ad aggiungere al pronto soccorso con insufficienza respiratoria, un po' come ci è successo nel mese di marzo. Quindi siamo più o meno sui 10-12 casi valutati qui a Pescara al giorno, dei quali invariabilmente una metà esita in ricovero, mentre per gli altri possiamo trovare soluzioni alternative. Certo, è una situazione che ci genera un importante carico organizzativo perché la rapidità con cui sta salendo questa popolazione giustamente chiede una riorganizzazione pronta della disposizione dei servizi, della nostra assistenza e soprattutto ci chiede di avere dei comportamenti molto omogenei perché abbiamo imparato a gestire queste situazioni, sappiamo quanto sia importante la tempestività della terapia giusta quando li incontriamo, quindi è importante non solo, diciamo, un'organizzazione formale, ma un'organizzazione sostanziale che garantisca a ciascun malato il meglio delle cure. In questo momento in cui parliamo sono 54, sta arrivando un 55esimo e sono 6, 7 e forse dovremmo prendere qualcun altro, i malati degenti in terapia intensiva. Quindi diciamo che c'è un aumento piuttosto costante negli ultimi giorni anche dei ricoverati di terapia intensiva. Non è un fenomeno delle età estremamente avanzate. L'età media, adesso insomma credo che nel pomeriggio ci metteremo un attimo a ricalcolarla, ma siamo con un range tra i 45, 50 e 65, 70 anni, quindi l'età media è quella di una popolazione adulta. Si va verso il periodo più freddo e soprattutto si va verso un maggior tempo speso in casa, quindi un maggior tempo speso in condizioni di potenziale ambiente chiuso, facilitante la diffusione. Quindi crescono le affezioni respiratorie, c'è cioè la scuola. Tutto questo significa che adesso non possiamo veramente più scherzare, cioè se vogliamo mitigare il diffondersi di questa nuova puntata epidemica, se vogliamo far sì che le risorse che questa regione ha preparato saggiamente e celermente per far fronte al bisogno non siano soverchiate dal numero dei casi, occorre la responsabilità di ognuno, perché quello che abbiamo sempre detto rimane ancora più vero oggi. Noi dobbiamo assolutamente evitare un ulteriore diffondersi del contagio, perché nei termini in cui siamo adesso, la nostra organizzazione strutturale ce la può fare. Se dovesse salire a dismisura la diffusione delle forme asintomatiche, non potremmo avere comunque un'adeguata gestione delle forme sintomatiche. Quindi questa è una cosa che ognuno di noi deve sentire come il suo compito, non solo il nostro.